Welcome to the Professor Monty YouTube channel. This is Expression Time with Professor Monty. Ok, in questo video facciamo 5 espressioni per dire che qualcosa è difficile. Perché la vita è difficile e dobbiamo sapere tutti come esprimersi in queste situazioni difficili. Ok? Quindi la prima espressione è It's a bit tricky. It's a bit tricky. Ok? È un po' complicato. È un po' difficoltoso, è un po' difficile, ok? Ad esempio, making bread, at the beginning, making bread is a bit tricky, but it's easy once you get the hang of it, ok? Fare il pane, ok? All'inizio, fare il pane è complicato, però una volta che ci si prende la mano, è facile, ok? Quindi, it's a bit tricky, complicato, complesso, ok? Seconda espressione, it's not so easy, it's not so easy. Questo molto facile, non è così facile. Questa è la traduzione, non è così facile, it's not so easy. E possiamo aggiungere un question tag. Alla fine, it's not so easy, is it? It's not so easy, vero? Non è così facile, vero? It's not so easy, is it? Se vuoi la spiegazione di un question tag, guardate qua. Ok? Ma più o meno è per dire vero, giusto. Ok? E come funziona? Tutto qua. Potete leggere. Ok? Poi abbiamo It's quite grueling. It's quite demanding. Ok? Questo vuol dire esigente. Grueling, demanding, che è una cosa esigente, ok? Poi la quarta, ok? It's not a walk in the park. It's not, it isn't a walk in the park. Ok? Cosa vuol dire questo? Ok? Quando una cosa non è come due passi nel parco, come una passeggiata nel parco, non è facile. Okay? Perché una passeggiata nel parco è facile, quindi questo vuol dire che non è facile per niente. Okay? It's not a walk in the park. Non è facile per niente e se non fai lo sforzo non riesci, okay? A fare quello che devi fare. Okay? Perché è una cosa esigente, una cosa che non è facile. It's not a walk in the park. Okay? Diciamo che se vuoi diventare avvocato, puoi dire al tuo amico che vuole diventare avvocato, oh, you can try, I did it, l'ho fatto io, però, but it's not a walk in the park, ok? Poi, numero 5, e il mio preferito, it's not something for the faint-hearted, it's not something for the faint-hearted. Hearted. Cosa vuol dire faint-hearted? Faint, sort of weak, che è debole. Faint-hearted, ok? Come debole di cuore, che okay? Faint-hearted. Qualcuno che non ha il coraggio, ok? Se qualcosa è per qualcuno che, sai, per forza deve avere il coraggio, ok? Puoi dire, it's not something for the faint-hearted, ok? Come per dire going to war, it's really not something for the faint-hearted. You have to have courage. Ci vuole il coraggio. Ok? Allora, grazie mille. God bless. Iscriviti al canale Facebook, Instagram, tutte queste cose nel description del video. I hope you like this Expression Time playlist. We will continue with it. Ok? Ciao. God bless.